il Mugello è stata sempre la mia pista favorita, dove ho vinto sempre un sacco di gare, ed è stata però anche la pista che mi ha tolto di più, diciamo, perché nel 2010 ho fatto un errore nelle prove e mi sono rotto la gamba, no? Il problema più grande nel 2010 è stato dopo la prima gara in Qatar, perché il primo infortunio che ho avuto nel 2010 è stato con la moto da cross e mi sono fatto male alla spalla. È stato un infortunio molto grave e soprattutto dolorosissimo. Secondo me è stato anche quello poi che mi ha portato l'errore del Mugello. L'infortunio della gamba sopra l'infortunio della spalla è stata dura. Sinceramente non ci ho messo tanto a tornare, anche perché non ho mai pensato di smettere, ecco. Quindi dopo 40 giorni sono tornato a correre, con la grande soddisfazione di essere riuscito a tornare a vincere a Sepang in una gara difficilissima, però quella mi ha dato tanta voglia di continuare, no? Perché comunque tornare in moto, essere veloce è un conto, però ritornare a vincere vuol dire che comunque ce la puoi fare. Sepang era stato il giorno in cui Lorenzo ha vinto il suo primo mondiale, e quindi io ero riuscito a battere lui dovizioso, e alla fine con una bella gara, una bella rimonta, quindi era stata una bella soddisfazione. Tra l'altro era stata la vittoria numero 46 con la Yamaha, quindi era stata anche una vittoria storica.